Benvenuti tutti appassionati di ciclismo a Studio Toscana Sprint. Qui appunto siamo con due ospiti che sono già stati nei nostri studi. Uno in particolare che è qui alla mia sinistra, il professor Walter Bernardi, era già venuto l'anno scorso, però ha cambiato un po' l'argomento perché dal frivolo, fra virgolette, siamo passati al molto impegnato, perché oggi parleremo di un libro molto interessante e ne parleremo insieme anche all'avvocato Carlo Iannelli, che è qui con noi. Anche lui non è una new entry, però sicuramente ci sta come il cacio sui maccheroni sull'argomento di cui parleremo. Allora, Walter Bernardi, dal Sex and the Bici al caso Fiorenzo Magni. Mi ricordo la trasmissione che si fece con Riccardo Magrini, fu molto divertente, poi quel libro poi suscitò tanta curiosità, quindi diciamo che è stata una trasmissione che registrò anche tantissimo gradimento. Oggi invece parliamo di un caso, il caso Fiorenzo Magni, libro edito da Ediciclo, e Fiorenzo Magni. Allora, io l'ho conosciuto personalmente, l'ho intervistato un paio di volte, sempre gentile tutto quanto, molto deciso ma gentile almeno nei miei confronti, però devo dire che da quando seguo il ciclismo e nella zona di Prato, prima o dopo è sempre venuto fuori questo argomento che era legato ai trascorsi, tra virgolette, bellici di Fiorenzo Magni. È una gara che, quando sono andato a seguirla a Campi Bisenzio, a Coppa Lanciotto Ballerini, c'è sempre stato qualcuno che tirava fuori, più o meno a ragione oppure diciamo a torto, questa vicenda che riguarda Fiorenzo Magni. Varibona. Esatto, Varibona. Però ecco, io ho parlato già anche troppo, io vorrei lasciare parola a Walter Bernardi. Questo libro, perché proprio in un momento come questo, che c'è un po' di revisionismo, se vogliamo, anche a livello generale in Italia, però questo caso Fiorenzo Magni, perché il caso? Dunque, allora, innanzitutto questo libro ha avuto una lunga gestazione. L'altro libro che tu citavi l'ho pubblicato nel frattempo, ma come dire, era in lavorazione questa ricerca, che in realtà è partita dal 2012, quando uscì questo libro che tu hai qui di John Foote, professore all'Università di Bristol in Inghilterra. Questo libro appassionato di ciclismo anche lui. Ciclismo, anche di calcio, ma di storia italiana. Ecco, un professore inglese che insegna storia italiana moderna, storia dell'Italia moderna, sì, quindi sì, è una cosa abbastanza. Appunto, lui aveva rintracciato all'Archivio di Stato di Perugia, quindi si tratta di un luogo, diciamo così, proprio per le ricerche storiche, aveva rintracciato gli atti processuali del processo di Valibona, questo momento iniziale, diciamo così, della guerra civile italiana. Siamo il 3 gennaio 1944, dove a Valibona, sulla Calvana, una montagna che i pratesi conoscono benissimo, sopra Prato, ci fu questa battaglia, perché durò tutta una mattinata intera, morirono partigiani, morirono miliziani repubblichini, e ci fu questo processo celebrato a Firenze nel 1947, e di cui però questi atti non erano mai stati ritrovati. Il processo perché? Perché si riteneva. No, il processo non era a Magni in particolare, era a un 24 imputati, in gran parte pratesi della Val di Bisenzio, vaianesi, e che erano imputati appunto di questo fatto, capito? Magni era da qualche mese, dopo l'8 settembre 43, lui era militare a Firenze. All'8 settembre il fuggi-fuggi che tutti conoscono, tutti a casa, lui tornò a Vaiano, ovviamente riuscì a malapena a non farsi catturare dai tedeschi, tornò a Vaiano, e in quel momento lì di sbandamento, di incertezza, da che parte stare, cosa fare, diciamo così, lui, giovane militare di leva, ritenne, sbagliando ovviamente, di arruolarsi nella Guardia Nazionale Repubblicana, che era però, comprendeva anche i carabinieri, quindi era la polizia sostanzialmente della Repubblica di Salò, e con diciamo così, il retropensiero di rimanere a Vaiano, ecco. E quindi a Valibona era presente in questa battaglia, e quindi, diciamo così,
fu processato insieme agli altri, però a differenza di tutti gli altri che furono condannati, su questo bisogna essere molto precisi, Fiorenzo Magni fu assolto. E si giovò dell'amnistia e quindi 47 immediatamente cominciò la sua carriera sportiva, però, la seconda fase della sua vita. In questo processo ci furono anche testimoni a suo carico e anche a suo favore, uno di questi fu Alfredo Martini, ecco, che infatti, testimoniò a suo favore, pur assolutamente non avendo nulla a che spartire con i repubblichini. Difatti nel libro riporto proprio il verbale della testimonianza di Alfredo Martini e io ricorderò sempre con uno struggimento infinito in un certo senso il giorno che io a Alfredo Martini gli portai la fotocopia della sua deposizione. Perché Alfredo l'ha sempre raccontato, l'ha raccontato nei libri, in testimonianze, che cosa disse allora. Però a riprova dell'integrità morale di quest'uomo, di questo personaggio, di Alfredo Martini, il riscontro del verbale dice esattamente quello che ha sempre detto, che lui, per quello che sapeva, Fiorenzo Magni era un'ottima persona. Ma poi diciamo è stato un grande amico di Fiorenzo Magni. Io l'incontrai una volta a Montecatini, dove veniva spesso quasi tutti gli anni Fiorenzo Magni per le terme, e c'era anche Alfredo. Entrambi avevano galleggiato nei ciclisti a Montecatini, da dilettanti. C'era una grandissima amicizia fra di loro, e un grandissimo rispetto. E anche se devo dire che da quello che ci risulta, poi certamente erano, dal punto di vista di opinioni politiche, erano all'opposto, però questo non vuol dire, direi, diciamo, questa cosa. Ecco, però, diciamo, allora, furono processati queste 24 persone appartenenti alla milizia. Ma perché? Si è detto che fu una battaglia. Sì, per aver partecipato all'uccisione di Lanciotto Ballerini. Ma fu un'uccisione efferata o fu durante la battaglia? No, durante la battaglia. Ecco, questo mi sembra una cosa strana, perché da persona che ovviamente non ha partecipato mai fortunatamente ad atti guerreschi, ma se tutti quelli che hanno ucciso in una battaglia campale degli avversari in una guerra venisse processati, non si finirebbe più. Cioè, qui si processerebbe i crimini di guerra, diciamo delle cose, degli omicidi, delle uccisioni inutili come quelle che fecero Sant'Anni Stazzema e tanti altri posti i tedeschi, ma qui mi sembra una battaglia. Anzi, tra l'altro, dunque, allora, l'esito della battaglia fu questo: 3 partigiani morti, 7 miliziani fascisti morti, quindi ecco, ebbero quasi la peggio. Una cosa che fa pensare, vero Carlo, questa cosa qui, praticamente da pratese anche. Sicuramente, anche se a me interessa principalmente il personaggio Magni, inteso come uomo e come corridore. Ecco, l'hai conosciuto tu. Dunque, io l'ho conosciuto, ma non bene come avrei voluto, perché purtroppo lui a Prato non c'è mai venuto volentieri. E quindi l'ho conosciuto un po' di riflesso, ho letto qualcosa su di lui, non ho ancora letto integralmente il libro di Walter. E niente, ripeto, a me interessa più che altro il personaggio, l'uomo ed in particolare il corridore. Per cui ritengo che tutte queste polemiche, tutta questa avversità che si è scatenata anche da ultimo quando è stata lanciata questa idea di intitolare un tratto, attenzione, di pista ciclabile a Prato, non una piazza, una via o un monumento, sia difficilmente comprensibile, almeno dal mio punto di vista. Ecco, quindi diciamo che Fiorenzo Magni è una figura un po' controversa, come campione ciclista non si discute, come uomo ugualmente, perché poi ha saputo svolgere bene il proprio lavoro, sicuramente e anche quando appunto era sempre corridore, quando era sempre in attività, ha fatto, diciamo, del bene al ciclismo, ha avuto una grande lungimiranza perché è stato il primo ad introdurre lo sponsor. Esatto. No, ma questo è riconosciuto in tutti i libri storici di ciclismo. Quindi dico, io aveva anche molta lungimiranza. Si può dire che era un vero pratese, un imprenditore veramente. E poi l'ha dimostrato anche una volta sceso di bicicletta, avviando appunto un'attività da imprenditore, un'attività commerciale che ha avuto grandissimo successo. Esatto. Quindi io mi fermo a quello, ma non per essere, come dire, eccessivamente semplicista, per ridurre ai minimi termini la questione, perché da uomo di sport mi interessa appunto lo sportivo e il corridore.
e indubbiamente è stato un grandissimo personaggio e a mio avviso la città di Prato dovrebbe tributargli un giusto riconoscimento. Anche perché lo hanno tributato al povero compianto Aldo Bini, anche lui non era che fosse precisamente considerato un personaggio facile. Tra l'altro anche tra Bini e Magni c'era un rapporto di grandissima amicizia, cioè Magni considerava Bini un po' come il suo maestro e quindi niente, al di là del fatto che è nato a Vaiano, ha vissuto a Vaiano e quindi insomma è pratese di nascita, ma poi insomma tutte le sue, come dire, i rapporti, le amicizie lo riportano a Prato. Quindi fatto, ripeto, così. Sarebbe giusto che Prato desse un riconoscimento a questo campione. Anche perché campione. Non si vede il motivo, perché onestamente, io ripeto, da persona sono più giovane, ho letto tanto, mi piace leggere storie di ciclismo e così via, però devo dire, questa cosa, questa macchia che rimane nella vita pubblica di Fiorenzo Magni, non nella vita sportiva, secondo certi punti di vista veramente è immotivata. È meritata forse, sì. Perché in effetti... Ma sai, noi toscani, anche noi pratesi, pensando a Curzio Malaparte, cioè siamo, come dire, ci piace la polemica, la contrapposizione, ecco, Guelfi, Ghibellini... Al di là di questo, ecco, per quale motivo poi ti è venuto in mente di scrivere questo libro su Fiorenzo Magni? No, allora, prima di tutto perché sono andato a vedere all'archivio di Stato di Perugia questi atti che non erano stati esaminati. Perché sì, John Food... Ma perché proprio Fiorenzo Magni? Perché, allora, prima di tutto perché sono pratese anch'io. Sì. Seconda cosa, abito a Villa Fiorita e vado in bicicletta a Vaiano in continuazione, sono i miei posti. E poi perché quello che diceva ora l'amico Carlo, cioè Prato ha un debito nei confronti di Fiorenzo Magni. Se si pensa a quello che ha fatto Monza e la Brianza per Fiorenzo Magni, cioè ultimamente è uscito anche sulla Gazzetta dello Sport, c'è il progetto di intitolare a Fiorenzo Magni il museo della Madonna del Ghisallo, per dire. Nel paese dove lui è morto, Monticello Brianza, gli hanno intitolato il palazzetto dello sport. Insomma, cioè, mi sembra che, come dire... Io, c'è sempre la sensazione, poi ecco, questo qui, passiamo a un altro discorso. Ho visto sul web, su Facebook, che sei stato oggetto di critiche anche per quello che riguarda questo libro, anche da persone che si danno un po' l'aria dei tuttologhi, perché sì. Sembra che sappiano tutto loro, che abbiano visto tutto loro. Io mi piacerebbe, cioè, di dire, quando si fanno delle obiezioni, si fanno delle critiche a una persona, a un libro, la buona creanza direbbe che bisogna documentarsi. Se non ci si documenta, si fanno delle critiche per sentito dire, che è il cancro di tutte le discussioni, perché il sentito dire, purtroppo, in una società come la nostra, dove ora non ti sfugge più niente, perché basta andare sul web, ti ricordano qualsiasi cosa dice e fa. Qui invece... No, anche perché, Fiorenzo Magni, allora, a Vaiano, nella Guardia Nazionale Repubblicana, era un miliziano semplice, cioè... I capi che poi erano i responsabili del fascio di Vaiano, questi industriali che l'avevano aiutato nella carriera sportiva, perché Fiorenzo Magni all'età di 17 anni, innanzitutto era figlio del popolo, all'età di 17 anni rimase orfano del padre e lavorava al telaio, voglio dire, quindi negli anni precedenti alla Seconda Guerra Mondiale, anche Martini, Fiorenzo Magni è del 20, Martini del 21, cioè come si poteva fare a intraprendere una carriera sportiva non avendo mezzi? Allora, Fiorenzo Magni fu aiutato, gli comprarono la bicicletta, questi industriali vaianesi che erano fascisti, esponenti di primo piano del fascismo pratese, no? E quindi, diciamo così, questi personaggi... E nel libro ci sono anche i nomi e si conoscono, questi sono stati tutti dimenticati, cioè nessuno si ricorda più di loro, tutte le colpe questo perché? Per un meccanismo di transfer, che si direbbe del capro espiatorio, cioè a lui si attribuisce tutte le colpe che non si sa altrimenti a chi darle, ma solo
perché è diventato famoso, perché sì, è diventato famoso, se non avesse fatto poi niente. Poi invidia forse. Anche questo probabilmente. No, però ecco, è quello che mi chiedo, cioè io ripeto, ancora non l'ho letto il libro tutto, ho letto un po' la bozza che mi avevi mandato, però ecco, devo dire, effettivamente io sono rimasto un po' stupefatto, perché anch'io sapevo di questa cosa, ripeto, alla Coppa del Certo Ballerini c'era qualcuno tutti gli anni che tirava fuori la solita storia, Magni ammazzato, però poi uno va a leggere e vede, dice, allora Battaglia, quindi non è che abbiano preso alle spalle o a tradimento gli altri, dove poi sono morti più repubblichini rispetto ai partigiani, e nonostante questo si continua a insistere su questa versione. Ripeto, io non posso testimoniare, mi fido di quello che Walter Bernardi ha scovato un po' in mille parti, però ecco, devo dire che c'è un, forse in questa, come dire, si diceva prima, non dico sia invidia, però questo voler per forza, come dire, gettare acqua sul fuoco, non anche, diciamo, macchiare una vita, una carriera che forse immeritatamente, direi. Quindi ecco, e questa è la cosa un po' brutta. Oltretutto, testimonianza, a me piace molto, lo sa anche Carlo, la storia del ciclismo, ma anche io ho scritto libri, mi sono documentato. Io ho intervistato, diversi anni prima che morisse, Ezio Cecchi, famoso scopino di Castelmartini, lui ha vinto un campionato italiano ai giovani fascisti. Cosa bisognava fare a questo punto? Eppure, voglio dire, lui ha fatto una vita anche post-guerra, era anche direttore sportivo, bravissima persona. Cioè, voglio dire, perché, come hai detto tu giustamente, tanti altri, che poi non è che sono macchiati, era purtroppo il periodo in cui dovevi per forza fare certe cose, diciamo, sì, perché... Sì. Però si è passato tutto, e Magni invece è rimasto il caso, Fiorenzo Magni. Il caso, sì, 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 il titolo è così, sì. Però ecco, diciamo così, l'intento mio, al di là della ricostruzione, io credo accurata, documentata sui documenti, poi anche le interviste che ho fatto, realizzato, come con i testimoni, dell'epoca. Viventi, ancora viventi. Ecco. Per esempio, si citava prima questa di Aldo Bini, no? C'è stato un testimone, uno della Brina, si chiama Sergio Mari, che è proprio cruciale alla fine del libro, perché nell'ultimo capitolo lui mi ha raccontato sempre che nel 2003 fu inaugurata a Bagnolo di Montemurlo una statua di bronzo per Aldo Bini. Sì, c'è ancora. Allora Magni era presente. Allora Sergio Mari, questa è curiosa veramente, ma illuminato molto. Allora Sergio Mari, che lo conosceva naturalmente, no? Era della Briglia, quando lì andò a Fiorenzo Magni e gli disse: Fiorenzo, quando tu muori te lo fanno anche a te un monumento a Baiano. E lui lo sai cosa rispose? Mi pare difficile, mi pare difficile. Cioè sapeva un po' come sono i pratesi, appunto, con questo spirito polemico oltre proprio ogni limite, capito? E poi gli odi politici, sì, diciamo. Ecco, forse sono quelli che a volte poi avvelenano tutto e non fanno vedere le cose. Qui non è il caso di dire ha ragione, non ha ragione, ha fatto, non ha fatto, è il caso di essere obiettivi e cercare di spiegare le cose come sono, che è stata una battaglia, nelle battaglie possono essere dei morti, e è finito lì il discorso. Sì, non sì. Si può... Ma poi furono tutti assolti, esatto. Poi alla fine, anche questi 24 di cui sì, dicevo però prima. Però per Fiorenzo è rimasto. È rimasto. La soluzione non è... anche ora tu citavi su Facebook, no, alcuni commenti, qualcuno dice, quello è stato un processo farsa. Un processo farsa, come si fa? Allora, se andava diversamente, invece era un processo giusto, voglio dire, no? Cioè, bisogna accettare le regole, come dire, della giustizia, insomma, quando c'è una sentenza, voglio dire... Ripeto, quando poi subentra la politica, subentra il tuttologo, e allora diventa un problema. Carlo, da avvocato, cioè, si parla di processi e tutto quanto, questo che razza di processo poteva essere? Per crimini di guerra? Non lo sai. Probabilmente sì, non so, il capo di imputazione se fosse addirittura per omicidio o qualcosa addirittura per omicidio. Di simile. Quindi insomma va tutto ricondotto ovviamente all'epoca, ai tempi. E comunque dico, è andato come è andata, un processo è stato celebrato, è stato un processo appunto anche abbastanza lungo, che ha avuto un'istruttoria complessa, compiuta, alla fine c'è stata una sentenza di assoluzione e quindi a mio avviso le sentenze ecco, appunto ma perché, si devono rispettare. Esatto, ma nella vita anche di oggi succede che
sono sentenze a soluzione, beh, a parte certi casi, ma normalmente poi a volte resta una coda. Cioè, come mai, per quale motivo, cos'è che porta poi a non, diciamo, all'interno di certe menti, all'interno di certe teste, a non accettare un verdetto di quel tipo? Ma fondamentalmente credo che tutto sia frutto dell'ignoranza, cioè del fatto di non volere accettare appunto una determinata soluzione per, come si suol dire, partito preso. In questo caso sicuramente l'odio politico gioca un ruolo determinante, non consente alle persone di analizzare una questione con quella dovuta serenità e soprattutto alla luce, ripeto, di un dibattimento processuale che ha portato ad un certo tipo di sentenza. Però, ripeto, io sono qui stasera per celebrare ovviamente questa opera, perché di questo si tratta. Ecco, scusa, ma tu da pretese saresti favorevole, non dico a riabilitare, però a chiudere questa diatriba? Sicuramente sì, sicuramente sì, tant'è che recentemente è stata organizzata una raccolta di firme per intitolare, ripeto, un tratto di pista ciclabile, non una piazza, che forse sarebbe anche esagerato, diciamo, partire subito, ma un tratto di pista ciclabile a Fiorenzo Magni io ho firmato volentieri e convintamente. Quindi per me sarebbe giusto, anche perché la prima maglia di Magni, ci tengo a dirlo, è stata quella della Pratese. Sì. Certo. Quindi insomma è un pratese al 100%, sì. Nel bene no, e una nel cosa male. Curiosa. Che anche te te la ricordi, no? Certe volte anche al Giro d'Italia, quando Magni presenziava, lo intervistava, no? Diceva il campione di Monza, e lui cominciava a parlare, si sentiva benissimo che era toscano, no? Per cui insomma anche qui però, giustamente come diceva ora Carlo, cioè la proposta però, diciamola precisa, io l'ho fatta, altri l'hanno fatta, l'hanno ripresa e c'è una discussione in atto in città, però l'intitolazione secondo me più giusta dovrebbe essere ad Alfredo Martini e Fiorenzo Magni, perché questo è il simbolo, diciamo così, di come non solo l'amicizia, ma lo sport è strumento di pacificazione, di comprensione, di rispetto delle opinioni delle persone, no? Esatto, di tolleranza per chi la pensa diversamente da te. Io dico, abbiamo celebrato la grande amicizia c'era fra Fiorenzo Magni e Alfredo Martini, datata molto prima di quando sono stati professionisti entrambi. Ecco, dico, ma il fatto che Alfredo Martini, che tutti abbiamo conosciuto, tutti universalmente sappiamo che uomo era, la rettezza morale, tutto quanto, tutto quello che è stato, non ci sono aggettivi per definirlo, quando uno ha deposto a favore di Fiorenzo Magni e poi nella vita è rimasto amico apertamente, sfoggiando sua amicizia, cioè non bastava questo per far capire ai detrattori che uomo era, è stato Fiorenzo Magni? L'Italia è un paese strano se si pensa che un personaggio come Alfredo Martini, che io definisco forse in maniera un po' impropria come uno dei miei maestri, non solo in ambito ciclista, ma un maestro di vita, perché sicuramente insomma, l'insegnamento che ci ha lasciato Alfredo Martini... Non c'è un parole, veramente. Non si è riuscito, nonostante qualcuno abbia provato, a farlo diventare senatore a vita. Sì. Quindi dico, è un paese strano l'Italia. Vabbè, se guardiamo quelli che sono molti senatori a vita, insomma. Appunto. Vabbè, o anche senatori eletti. E quindi niente, ci si stupisce, ma neanche poi più di tanto, se a distanza di 70 anni, 70. Dai fatti appunto di Valibona, dal processo, eccetera, eccetera, non si riesce ancora oggi, o comunque ci sono delle forti opposizioni, a che venga intitolato un tratto di pista ciclabile a Prato. Scusa, io mi chiedo sempre, non lo so, non lo vivo direttamente, ma le opposizioni sono da persone che mediamente quanti anni hanno? Anche loro lo fanno per sentito dire, immagino. Non penso che gli oppositori ci sia qualcuno. Ci sono anche persone magari che hanno vissuto all'epoca, sicuramente, persone più giovani. Però, ecco, ripeto, bisognerebbe sgombrare e soprattutto pensare al fatto che questa intitolazione, questo riconoscimento viene fatto a Fiorenzo Magni quale corridore, quale campione appunto di uno sport che è lo sport del ciclismo, e mettere da parte tutto il resto.
Purtroppo davvero la ragionevolezza non è di questo mondo molte volte. Allora, Walter Bernardi, mi può un pochino sviscerare i contenuti del libro, com'è diviso, come comincia? Comincia con una prefazione di John Foote, abbiamo John già detto. John Foote, sì, che è molto lusinghiera, perché tra l'altro dice una cosa che mi fa piacere, cioè che è una specie di romanzo, scritto per tutti ovviamente, cioè un libro documentato. In fondo c'è una bibliografia di 14 pagine, cioè tutti i libri possibili e immaginabili sulla storia di Prato durante il fascismo e la resistenza, li conosco tutti e sono tutti citati. Però è scritto, per esempio, non ci sono note, è scritto in un linguaggio comprensibile, insomma, da cultore di ciclismo, ma anche di storia. Quindi, ma da dove inizia e come finisce? Cioè un pochino lo sviluppo della storia. Dunque, inizia giustamente con il processo, con queste testimonianze di Martini, sì, di Bini e di Bartali che non si presentarono, anche qui di tre ne andò solo Martini, uomo con la schiena dritta, così come si dice, anche Aldo Bini, suo maestro, tutto quanto, però non andò. Gino Bartali andò in Svizzera a correre. Vabbè. E poi c'è appunto questo racconto dei due giri d'Italia di Fiorenzo Magni, quello del 47 e quello del 48, il 47 con l'arrivo a Prato, anche qui leggende metropolitane, la tappa di Prato, Reggio Emilia Prato, vinta da Coppi, sì. Bartali prese la maglia rosa, a Prato tutti dicono Fiorenzo Magni non arrivò, lo portarono via, non è vero niente, arrivò 23esimo per dire, nell'ordine d'arrivo, cioè sono leggende che continuano, quindi giro del 47, giro del 48, il famoso giro delle spinte del Pordoi che lui vinse su Cecchi, sullo Scopino, che lui arrivò a Vigorelli e gli lanciarono di tutto, cuscini, ortaggi, tutto, urli, contestazione e così via. Poi c'è il capitolo delle reazioni pratesi alla vittoria, perché il sindaco di Prato di allora, comunista, Alfredo Menichetti, gli mandò un telegramma di congratulazioni nel 48, perché Menichetti, tra l'altro, pratese, ma originario di Vaiano. Quindi lui, avendo visto che un concittadino di Vaiano aveva vinto il Giro d'Italia, ingenuamente, forse, non lo so, però era un tipo, cioè anche lui un protagonista della storia di Prato, come Magni rimosso. Cioè di Menichetti non c'è niente a Prato, nessuno è più rammentato da nessuno, perché aveva fatto questa offesa, diciamo così, questa onta. Vabbè, ma erano il 48, il 48 fu l'anno dell'attentato a Togliatti, quindi diciamo che insomma c'erano nervi scoperti. Quindi fu costretto a dare dimissioni, quindi c'è questo capitolo, i rapporti tra Menichetti e Magni, tutta questa storia. Poi ci sono appunto una serie di capitoli, di paragrafi che riguardano la battaglia di Vallibona, la battaglia di Vallibona che non ricostruisco, ma insomma l'analisi nel processo, perché nel processo il ruolo di Magni fu al centro di diverse sedute, perché appunto c'erano testimonianze a favore, testimonianze contro sulla sua presenza o meno. Ripeto, da estraneo al libro, come si fa a giudicare l'esito di una battaglia? Cioè, ripeto, fosse stata un'imboscata, tradimento, roba del genere, ma qui se è stata una battaglia vera, insomma, come si fa a giudicare? Era in guerra. Era in guerra. Niente. E poi c'è la storia di Magni dopo Vallibona, no? Quindi, perché lui resta a Vaiano fino a giugno del 44, cioè quando praticamente gli alleati sono arrivati a Roma, cosa fa lui? Scappa da Vaiano e va a Monza, quindi passa questi 8 mesi fino al 25 aprile 45, che è una specie di buco nero nella sua vita. Corre in bicicletta, cioè mentre c'è la guerra civile al nord, partigiani contro repubblichini, da tutte le parti, omicidi, tutto quanto, lui corre in bicicletta, vince delle corse e tutto quanto, fino all'aprile 45. Dopodiché inizia la resa dei conti, lui sapendo che a Prato, come dire, non si erano dimenticati di lui, quindi scappa un'altra volta, questa volta verso sud, lui si rifugia a San Marino, dove aveva una zia suora, quindi è affascinante questa. Poi la Primula Bianca, via. Arriva in Puglia, sempre in bicicletta naturalmente, poi si trasferisce a Roma, il processo, nel frattempo si svolge il processo, finché quando viene assolto ricomincia a correre nel 47. E sostanzialmente un po' la storia finisce qui. Ma ecco, le fonti, allora andiamo un po' alle fonti di materiale che ha raccolto, dove, come, allora, con chi.
Allora, innanzitutto questo, c'è anche la fotografia qui, ora spero che venga mostrata qui alla televisione, dei fascicoli, sì. Che cosa sono? I faldoni. I faldoni, tutti sul tavolo, li ho messi tutti sul tavolo e me li sono scartabellati. Dove tutti. Erano questi? All'archivio di Stato di Perugia. Che Perugia? E lì c'è un capitolo apposta, per, sì. no, è tutto il giro d'Italia dei fascicoli processuali, quindi vanno da Firenze, vanno in Cassazione. Ah, ma hai fatto a sapere che erano a Perugia? L'ha detto Fut, me la disse lui, me lo raccontò. Ci picchia. Quindi le storie, tutto, quindi questo. Poi dopo, archivio di Stato di Firenze, c'è un fascicolo su Fiorenzo Magni. Salvato all'alluvione, sì. Sì, salvato all'alluvione. Archivio di Stato di Prato. Uguale, fascicolo su Fiorenzo. Poi la cosa veramente importante, questa devo dire, insomma, chi fa la storia lo sa, cioè questo, mi piace farlo vedere, cioè è il report del servizio segreto americano su Fiorenzo Magni, scritto in inglese, che si trova a Washington. Io me lo sono fatto mandare e contiene, oltre a un'analisi, una descrizione della sua storia personale, tutto quanto, due fotografie di Fiorenzo Magni con la maglia della Bianchi, perché lui quando passò professionista con la Bianchi. Questo inserto me lo sono fatto mandare da Washington, sì, per dire, insomma. Carlo, ma nella tua attività ti è mai capitato di fare una ricerca di questo tipo, un giro per procure di qua, di là, no. Archivi di Stato? No, assolutamente no, ma effettivamente questo libro è un libro, io l'ho definito prima un'opera, perché in effetti di questo si tratta, cioè dietro c'è stato un lavoro proprio certosino di ricerca di questa documentazione originale dell'epoca, le testimonianze, insomma, credo e spero che questo libro serva davvero a risolvere questo caso, il caso una Magni, volta via. Per tutte. Sì, ma tu cosa ti aspetti? A parte le contumelie che ti hanno messo su no, Facebook? Io, no, allora, innanzitutto, dunque, io ho fatto il professore universitario, si capisce, poi ho fatto lo storico di mestiere, no? Poi la passione del ciclismo mi ha travolto, ora sono in pensione e mi dedico un pochino alla città di Prato, insomma, io ho girato un po' per l'Italia, insomma, però ora sto a Prato, voglio dire, e questo vuole essere un pochino anche un atto d'amore per Prato, per la mia città, per la storia della mia città. Io non mi aspetto niente, spererei, come diceva Carlo, che venisse letto per quello che c'è dentro, poi i giudizi personali, individuali rimangono quello che uno vuole, ecco. Però da questo momento in poi non si possono continuare, come dire, a tramandare, a veicolare, a continuare a diffondere delle dicerie. Ecco, questo allora diciamo che è autorevole come tipo di libro, nel senso che, fa domanda avvocato del diavolo, nel senso che, ecco, diciamo dopo questo, al di là delle critiche, dei bastian contrari e così via, non si potrà più parlare dando vento alla bocca, diciamo, bensì sarà un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono parlare o scrivere di Fiorenzo Magni. Me lo auguro, diciamo così. Io sarei contento, come dire, se qualcuno continuasse, ma continuasse su questa strada, cioè sulla documentazione. Cioè, se io non ho visto delle cose e qualcuno riesce a vedere, benissimo, si va avanti. Nel lavoro storico si fa così, non finisce mai la ricerca. Per un dibattito, per un approfondimento, soprattutto da parte delle nuove generazioni, che magari... Sì, sarebbe bello. Però, secondo me, un libro, un'opera di questo tipo può servire, anzi, dovrebbe servire, mi auguro che serva proprio anche per questo scopo, per accendere un dibattito, un po' di curiosità da parte della nuova generazione, a voler approfondire la figura non solo di Fiorenzo Magni, ma anche di Lanciotto Vallerini. Infatti. Quindi dico, e interessarsi un po' a quell'epoca, a quegli avvenimenti. No, perché fare un po' di chiarezza è sempre utile, perché ripeto, oggi ci sono fazioni politiche che rivisitano la storia a pro loro, e questo è sbagliato, ma anche perché purtroppo non c'è voglia o possibilità o anche educazione per approfondire, cosa che ha fatto chiaramente il professor Mirko Walter Bernardi. Ecco, io volevo chiedere anche, non so, pensando quando parlavi di prime vittorie di Magni a Giro d'Italia, che ci fu anche un Giro d'Italia che secondo me lì può aver causato, perché poi mi è capitato di parlarne con altri appassionati, vecchi sportivi, quando ci fu l'imboscata di coppi
e Bagni ai danni di Gastone Nencini. Ah, questo è il giro, giro del de 55, sì. Esatto. L'ultimo di cui due vecchi, diciamo. Io, così. Parlando una volta, c'era, si parlava anche di Nencini, con anche libri che sono stati pubblicati su Nencini, sì, e vedevo tifosi anche una certa età che ritiravano fuori proprio questa storia qui, citando, ha visto Magni come si comportò con Nencini, sì, lui sì, aveva sì. L'abitudine di fare, insomma, è brutto una figura del genere, perché poi, lo sappiamo tutti, in gara il ciclismo può succedere tante volte di cambiare alleanze in corso e così via, ma questa cosa qui purtroppo, dico, forse una volta, cioè purtroppo diciamo che anche l'aspetto sportivo che andava tenuto distinto, poi ha contribuito a lasciare sì. Fiorenzo Magni una brutta luce, sì, può darsi. Sì, diciamo, come personaggio, certo, come personaggio non era simpatico Magni, no? Sì, perché era, perché era furbo, cosa, era intelligente. Quella cosa di Nencini, secondo me, gli è costata, sì, rallentare sì, ancora un processo sì, di difatti, rivisitazione. Lo dico un po' anche nel libro, cioè non ha mai, rispetto alle sue vittorie, rispetto al suo palmarès, allora, tre giri d'Italia, mica uno, tre giri delle Fiandre, un giro di Francia mezzo vinto, costretto, no, nel sì, 50, cioè, ma dal punto di vista del tifo sportivo, per Magni, voglio dire, non tifava quasi nessuno, voglio dire, no? Era il terzo uomo. Il terzo uomo, ma rispetto alle sue vittorie, ha avuto un tifo sottostimato per questi suoi aspetti caratteriali, appunto, di anche il discorso delle spinte del Pordoi, no? C'è potuto una polemica enorme, no? Ma si facevano spingere tutti, anche Martini me l'ha sempre detto anche a me, sul Pordoi, tutti quell'anno lì, tutti l'avevano avuto. D'altro canto, dimostra il carattere fortissimo di quest'uomo, anche quella foto famosa che stringe i denti sul San Luca, cioè, quindi che quella proprio fu una cosa, poi vinse il Giro d'Italia, mi pare, cioè, nonostante... No, quella è il Pordoi, quella lì. No, come no? È l'ultimo giro... Io credo fosse il cronometro di San Luca. Lui alla tappa famosa del Bondone, no, ho detto il Pordoi, alla tappa del Bondone, quella epica Charlie Gaul, lui fu uno dei pochi che arrivò lassù in cima al Bondone. E si arrivò secondo a Milano. No, ma lui si riferiva a quella foto Luca, storica, esatto, quando stringe la cinghia tra i denti, esatto, perché si è rotto la clavicola, quella è la scalata del San Luca. Sì. Comunque, vabbè, era un uomo veramente con grosso carattere, e forse a volte, cioè, vedere anche che nulla lo scalfiva, dava più fiato ai suoi detrattori. Detrattori, certo, certo. Può essere questo? Sì. Ma sai, la simpatia o l'antipatia, come dire, fa parte anche della fisionomia di una persona. Cioè, Alfredo Martini ha sempre suscitato in tutti, bastava che aprisse bocca, simpatia, voglio dire, una specie di... Cioè, Alfredo aveva un alone intorno a sé, no? Che come dire, lo faceva apparire un personaggio importante e tutto qua. E Fiorenzo Magni aveva un alone negativo intorno a sé. Rispetto alla... Ecco, io ti voglio chiedere a questo punto, vabbè, ho detto prima i contenuti del libro, però oggi, questo è il discorso che aveva iniziato a fare Carlo Iannelli, oggi farlo leggere ai giovani, ai ragazzi, secondo te è un libro che potrebbe diventare interessante per un ragazzo? Per quale motivo? Ammesso anche che sia interessato al ciclismo, perché io vedo che c'è, io a volte intervisto anche atleti di oggi nelle gare, professionisti, non sanno più chi è Bugno fra un po', capito? Quello è il brutto, io dico, fai uno sport dove praticamente poi non riesci a vedere chi c'è stato prima di te, mi ha fatto molto piacere invece Dumoulin, che si è documentato su Bartel e tutto, l'ha dichiarato, c'è qualche atleta? No, ragazzo, esatto. Ha detto, ha dichiarato. Beh, è un olandese. Sì, un olandese francese di origine, però insomma. Quindi insomma. Sì, però insomma, voglio dire, gli italiani non ne vedo tantissimi. Quindi, per interessare i giovani, cosa potresti dire di questo libro? Perché andrebbe letto? Ma è un libro di ciclismo, ma è un libro anche di storia. Ecco. E il problema è che i giovani, ma anche i meno giovani, ecco, diciamo così, la storia no, non la conoscono, cioè non... queste cose, come dire, si sono dimenticate e non c'è interesse, soprattutto la scuola, cioè difficilmente poi la scuola arriva a parlare della resistenza e di quello che è avvenuto dopo. Però, ecco, un aspetto che merita di essere sottolineato è questo, cioè che il ciclismo, cioè
si diceva prima del 48, no? Giustamente dicevi te l'attentato a Togliatti, Tour de France, Barthes, tutto qua. Cioè, rispetto a altri sport, rispetto ad altre discipline, ha avuto questa capacità non solo di mobilitare le masse, le persone, il tifo e tutto quanto, ma di, come dire, di intrecciarsi alla storia civile anche, alla storia anche politica, no? Da questo punto. Sì, ma e quindi effetti, potrebbe essere questo. Sì, ma in effetti in molti dicono, molti forse che hanno la nostra età, che leggendo la storia, studiando la storia, si capisce facilmente dove siamo arrivati e perché siamo arrivati. Cioè la storia insegna molto. E purtroppo però gli errori che vengono commessi a livello a volte politico, a livello militare, vengono ripetuti. Cioè, purtroppo la storia tante volte non insegna proprio perché molti non conoscono la storia. E questo è un motivo per cui sarebbe il caso, anche questo è un pezzetto di storia dello sport italiano, non diciamo solo del ciclismo, dello sport italiano, perché il caso Fiorenzo Magni, ora non voglio fare il... però probabilmente in altre discipline, nel calcio, ci può essere, sicuramente ci sono stati dei casi simili a lui, perché la Seconda Guerra Mondiale è stata un po' un crocevia di odio, di fazione che poi dopo sono combattute, e forse oggi con quei rigurgiti che ci sono si dimostra che la società, non tutti hanno capito perché ci sono state queste guerre, o se lo sono dimenticate. E qui potrebbe essere veramente una cosa per capire, perché è un fatto veramente controverso, di cui sono date probabilmente interpretazioni sbagliate, anche forse in buona fede, però ecco, può essere il motivo per rivedere la storia dello sport sotto una luce diversa. Sei d'accordo? Sì, sì, sì. E soprattutto, ritornando un po' al personaggio, cioè riuscire a unificare, a riunire, diciamo così, queste due stagioni della sua vita, perché lui ha vissuto due vite, giustamente, questa toscana e questa lombarda, no? E lui quando ha vissuto in Lombardia, insomma, tutta la sua vita, in gran parte, perché insomma è andato via, aveva 23 anni, cioè l'ha vissuta tutta lassù e in un certo senso rimuovendo anche lui stesso questa sua parentesi toscana. E però forse lui, questo è stato l'errore. Però lui veniva sempre alle Terme a Montecatini. Sì, ma questo per tantissimi anni. Ma io nel libro tento anche di dare una risposta finale perché, diciamo così, non è stata super, perché tanti altri, voglio dire, che hanno avuto più responsabilità di lui sono stati perdonati, sono rientrati in era. Allora, un nome su tutti, Giorgio Albertazzi, voglio dire, chi è che mette in dubbio le sue capacità nell'arte, teatro, nella storia del teatro italiano? Repubblichino, combattuto fino a oltre il 25 aprile. Anche Indro Montanelli ha avuto dei trascorsi. Sì, insomma, minori. Sì, vabbè, però... Allora, questo perché? Allora, lui, secondo me, che cosa avrebbe dovuto fare per riconciliarsi un pochino con i suoi cittadini? Ecco, quella è una bella domanda. Una bella domanda. Avrebbe dovuto fare una bella intervista, Indro Montanelli, tu dicevi, no? Nel libro racconto che una volta, ora mi pare nel 2002 o 2003, Alfredo Martini e Fiorenzo Magni andarono a trovare Indro Montanelli a casa sua. E c'è il resoconto, cioè una giornalista del Corriere della Sera racconta questa intervista. Allora, quello era il momento buono, diciamo così, con Martini accanto per dire qualcosa, no? Cioè, invece, questo colloquio di un paio d'ore finì in questo modo, che Montanelli, che aveva 92 anni, mentre loro avevano 80, e gli disse proprio queste testuali parole: bambini che non siete altro, non fate i grulli, venite a trovarmi più spesso, no? E poi gli regalò un libro a ciascuno dei due, no? Cioè, quindi, se lui avesse, invece di dire io non c'ero, poi alla fine dell'ultima intervista ha detto che c'era, se l'avesse detto francamente un pochino, avesse detto sì, è stato un momento sbagliato della vita, non mi rendevo conto, ero giovane, ho sbagliato, sarebbe stato accettato come tanti altri. Sì, sì, invece lui no, ha sempre fatto un po' la parte della vittima. Vuol fare, sì, vabbè, quello è chiaro. Carlo Iannelli, ma domanda che gira anche a te. Prato oggi potrebbe affrontare questo discorso? Ci può essere interesse da parte delle istituzioni, da parte degli sportivi anche che praticano ciclismo, o è una cosa ormai tramontata? No, secondo me ci dovrebbe essere, come ho detto prima, un giusto tributo, un giusto riconoscimento
a Fiorenzo Magni come corridore, come campione, solamente sgombrando un po' il campo da queste motivazioni di carattere politico, odi politici ingiustificati, immotivati, senza un giusto approfondimento, si può uscire da questo impasse. E quindi, ripeto, a mio avviso la città di Prato dovrebbe giustamente riconoscere il corridore, il campione, intitolando, così come è stato proposto, almeno un tratto di pista ciclabile. Questo sarebbe un gesto bello, un gesto dovuto che, come dire, riconcilierebbe un po' anche tutta la situazione. Ma ora direi che la memoria ora diventa sempre più flebile, perché persone 92 anni che hanno visto con i loro occhi questa cosa, quindi cioè, effettivamente potrebbe essere un momento, anche perché mi sembra che anche a livello politico siamo totalmente diversi rispetto agli primi anni, alla fine degli anni 40, quindi insomma diciamo che quello che forse potrebbe essere l'ostacolo maggiore per arrivare a questa, chiamiamola, riconciliazione, oppure rivalutazione di un allora, nome di un grande... una verifica, faccio un piccolo annuncio, approfitto qui della nostra chiacchierata, una verifica di quello che può succedere a Prato sarà sabato prossimo, 19 maggio, ci sarà la prima presentazione ufficiale del a libro. Prato del libro nella sede della provincia di Prato. Ho invitato il sindaco, il vice sindaco, spero che insomma il libro ce l'hanno, spero che lo leggano un po', e vediamo se in quella sede ti porti l'avvocato, comunque. L'avvocato mi porto dietro. No, anche perché, scusa, no, io mi chiedo sempre, che il mondo veramente della Toscana è bischero, perché cioè, mi chiedo, ma vedendo un po' anche i toni, ti ripeto, su Facebook, ma ci può essere ancora qualcuno che potrebbe farti causa per quello che hai scritto nel libro? No, questo non credo, vabbè. Non credo. Magari qualche contestazione, sì, vediamo, insomma, io però sono come dire, no, ormai sono navigato per queste cose, insomma, siamo un po' arrivati un po' al come dire, no? A un certo punto della nostra vita se passate l'esperienza. Io dico perché ne ho vista una veramente clamorosa. Io mi occupo anche di cultura, gialli e così via. E uno scrittore toscano, anche abbastanza famoso, aveva scritto un libro, ma ti parlo di una dozzina di anni fa, su una vicenda che era accaduta nella zona in Versilia praticamente. Non nulla a che fare con i partigiani e così via. Però insomma c'era un discorso che riguardava una famiglia, che poi credo che non fosse rimasto quasi nessuno vivo, insomma, poche parole, e era stata ogni volta, storicamente anche in un fatto di cronaca, un omicidio. Insomma, lui ha scritto il libro e neanche facendo la sua tesi, perché l'aveva un po' romanzato chiaramente, e poi il finale aveva messo il nome di questa famiglia perché era abbastanza famosa, e poi nel finale aveva messo una sua interpretazione così, ma non per gioco, come un giallo vero e proprio. Oh, si è beccato una querela da un erede praticamente, perché roba di non so, di famiglia che quel fatto a cui si riferiva credo fosse ai primi del Novecento, però c'è un erede che ha visto questo e si è sentito offeso, o della fine non gli è piaciuto quello che poteva essere l'interpretazione finale. Qui comunque cose di fantasia non ce ne sono. Oh, ecco, no. Volevo dire no, tutti qui, documentato, tutti allora, le citazioni, da buon avvocato direi che non no, lui viene come presentatore, come uno che ha letto, uno dei non molti che ha letto il libro per ora, diciamo. Sì, no, vabbè, comunque, comunque interesse a Prato ce n'è, perché questo posso dirlo. Appena è uscito, sono arrivate le prime copie, il giorno dopo non ce n'era più, ecco. Quindi, la coscienza... quindi qualcuno lo sta leggendo. Vabbè. Comunque davvero, a parte tutto, io siamo ormai in chiusura anche di questa trasmissione, io ti auguro che veramente questo libro, perché a me interessa, e poi ripeto, bisogna sempre cercare di leggere cose storiche, perché certi fatti non accadono mai per caso, e se accadono per caso comunque alla fine c'è sempre un insegnamento, perché poi se anche sono stati fatti degli errori, diciamo che il tempo, come dicono molti, è galantuomo, dopo a lungo andare si vede chi aveva ragione o chi aveva meno torto, non per fini diciamo polemici, ma proprio anche per ricostruire una verità storica, che secondo me in tutte le cose è importante, la verità storica, cioè perché i bla bla bla
i tuttologi, le persone che ripeto danno le proprie interpretazioni senza avere mai avuto, avendo di testimonianza di parenti, secondo me non valgono nulla. Ma queste cose, sei d'accordo? Sì, certo. Mentre dal punto di vista di Walter Bernardi il lavoro certosino, direi, è stato fatto, addirittura andando a finire a Washington, perché... Ma poi soprattutto dal mio punto di vista, cioè la prospettiva o la scelta della rimozione, no? di un qualcosa, perché come dire, questo, cioè non parlarne, l'oblio, no? Cioè escludere un protagonista della storia d'Italia, cioè Fiorenzo Magni è nella storia d'Italia, non solo nella storia del ciclismo, si citava prima, cioè escluderlo dalla storia di Prato, non ne volere parlare, cioè non ci appartiene, cioè quasi che non ci appartiene, cioè non è una scelta giusta. Riferendomi all'aspetto legale, qui è come in certi casi di cronaca che praticamente un po' controversi viene data una soluzione e poi a distanza di anni c'è quello che dice ma guarda è venuto fuori una prova nuova, va rivisto, e non vengono riaffrontati, stia anche per pigrizia a volte delle istituzioni o perché chi di dovere forse non insiste abbastanza, perché allora certi casi anche della cronaca, ripeto, rimangono nel purgatorio, non sono, sembra che sia una cosa sbagliata, il primo verdetto, ma però non si riesce ad avere la forza da parte di chi di dovere per ripartire da capo con l'indagine e tutto quanto. Qui forse è successo uguale, cioè ormai quella cosa era stata data per acquisita, però nella mentalità di certe persone Magni aveva fatto quello che aveva fatto, e poi dopo, quando siamo andati avanti con la storia, nessuno ha voluto affrontare come dire, con pugno deciso questa situazione, l'ha fatto Walter Bernardi e lo stesso Fiorenzo Magni, come hai detto, non spingeva più di tanto per chiarire la sua posizione. Lui diceva sempre, io sono a posto con la mia coscienza, no, l'ha detto spesso anche nel libro di Bulbarelli, l'ultimo, diceva io non ne voglio parlare, è un capitolo chiuso della mia vita, invece secondo me avrebbe dovuto parlare. Perché in alcune interviste al giro del 48, giustamente con Indro Montanelli e poi con Enzo Biagi, Biagi, partigiano, era corrispondente di stadio, e lui alcuni spezzoni proprio di intervista, diciamo così, aveva detto che il suo sogno era la conquista della maglia rosa, perché questo avrebbe voluto dire che lui rientrava nei ranghi, veniva accettato, non era più epurato, usa proprio questa parola, non era più epurato, e che i suoi errori erano dimenticati. Quindi, però l'aveva detto così, bisognava dirlo con più voce. Con più voce e poi soprattutto, diciamo così, con un atteggiamento di chi non si considera comunque dalla parte, diciamo così, che preferisce passare come vittima, no? Perché lui certamente nei confronti di Prato si sentiva in credito, cioè si sentiva disprezzato, odiato, e non voleva, lui tornava a Prato, ma non voleva detto a Baiano, lui tizzare il vespaio, via, diciamo. Sì, ma spesso qualcuno lo vedeva al cimitero di Baiano, che andava a trovare i genitori, poi lui aveva una sorella qui a Prato, no? Quindi una nipote, io l'ho anche intervistata, quindi tornava a Prato, non è che non tornasse, però sentiva che c'era, era stato trattato male dai pratesi in qualche modo. Vedremo se questo libro, il caso Fiorenzo Magni, riuscirà a risistemare la verità storica. Allora, no, poi ultima cosa, vorrei chiedere, ma hai in gestazione altri lavori? Io ti potrei suggerire, visto che ormai stai cercando di chiarire casi storici, c'è un caso tutto risolto, nonostante ci hanno messo, hanno scritto tantissimi libri, è quello dell'assassinio di Ottavio Bottecchia. Anche quello, se ti dai a fare, a girare un po' d'archivi storici, quella, perché anche lì sono scritti 30 libri, ma non ce n'è uno che ti dà una soluzione. E quello, anche quello è un caso spinoso del ciclismo. Bene, quindi c'è nulla in gestazione di libri? No. No, ora mi sto, come dire, riposando da questa fatica. No, la cosa che vorrei fare, probabilmente farò, diciamo così, è riprendere in mano Valibona, la battaglia dal punto di vista complessivo, diciamo così, perché
giustamente dicevi te, fu una battaglia. E allora, come dire, anche ricostruire la battaglia attraverso gli atti del processo, le testimonianze, perché lì ci sono le testimonianze dei partigiani, poi ci sono, alcuni hanno scritto dei libri che non sono conosciuti, per esempio a Valibona, nella formazione di Lanciotto Ballerini, erano 19, e c'era un inglese, il quale ha scritto un libro che non è mai stato tradotto in italiano. Capito? Cose anche queste, insomma, solo in Italia può succedere. Quindi questo inglese, c'erano due russi e due slavi, e quindi la battaglia ha avuto una specie di ONU, via. Sì, c'è una brigata internazionale. Cioè, quindi anche rimettere insieme, perché anche su Valibona sono stati scritti dei libri, testimonianze, però cose non molto attendibili. Mentre attraverso lo studio dei verbali che io ho compiuto, ma no, lì mi sono concentrato su Magni, si vede che veramente fu una battaglia che ebbe un esito anche incerto. A un certo punto sembrò quasi che i partigiani avessero il sopravvento. Ma Ballerini, certo, Ballerini morì subito? Morì alla fine, alla fine. Cioè a un certo momento ci fu un fuggi-fuggi tra i fascisti, no? Perché alcuni partigiani che non avevano dormito nel fenile di Valibona, ma avevano dormito in una casa di un contadino più sotto, cioè quando sentirono gli spari la mattina all'alba, cioè corsero su verso Valibona e spararono alle spalle dei fascisti, i quali si sentirono presi tra due fuochi. No? Quindi comunque il bilancio finale fu quanti morti fascisti e quanti sette, morti? Tre. Vabbè, quindi questa è la dimostrazione che si difesero. Dovrebbero far meditare queste cose. Ultima battuta anche con Giovanni. Sì, con Giovanni. Giovanni, vedi un lapsus, è tuo figlio. Sì. Come va Giovanni, tuo figlio? Giovanni va bene, diciamo che tutta la squadra sta andando bene, sta girando al meglio, sono molto soddisfatti tutti i dirigenti, il direttore sportivo, eccetera, eccetera. E quindi insomma si preannuncia un proseguimento di stagione, si spera con qualche risultato insomma di rilievo. Devo far leggere questo libro a tuo figlio? Ma ci proverò, non è facile perché insomma un ragazzo di 22 anni... No, niente paghette. No. Sì, te lo metterò sul comodino per vedere in qualche modo. Bene, io direi che a questo punto possiamo concludere. Ringrazio Walter Bernardi, professor Walter Bernardi, l'avvocato Carlo Iannelli, e poi bisogna ringraziare questo signore John Foote, vero, che insomma ha trovato anche questo documento all'estero, a Washington, quindi insomma diciamo che ha contribuito anche lui. Certo, certo. Quindi, e a tutti voi come consiglio, io lo fo perché a me piace, lo ribadisco, la storia del ciclismo, in tutte le sue sfaccettature, però è doveroso leggere questo libro, vediamo se si inquadra la copertina, però il caso Fiorenzo Magni, speriamo che non sia più un caso dopo aver letto questo libro, che sia una spiegazione Fiorenzo Magni, per dare a Cesare quel che è di Cesare e per vedere di, non dico riabilitare perché non c'era bisogno, però di dare una verità storica che consenta a Prato, a sua città, di non dimenticare volutamente un suo figlio che si è fatto onore in tutto il mondo nel ciclismo, ma poi anche nella vita di tutti i giorni. Bene, è tutto per stasera, grazie per averci seguito e arrivederci.